Allora, buonasera a tutti, cerchiamo di cominciare quasi in orario questa conferenza. Io sono Andrea Ferraro, sono docente a scuola normale, direttore di VIS e vi ringrazio prima di tutto per essere venuti così numerosi. Ci fa molto piacere che queste conferenze di VIS generino questo entusiasmo, quindi vi saluto a tutti e saluto anche le persone che ci seguono in streaming, che sappiamo essere sempre molto numerose. Dunque, come forse molti di voi sanno, VIS è il programma di divulgazione della scuola normale, quindi noi vogliamo parlare di quello che facciamo, quelle che sono le nostre aree di ricerca, insieme ad esperti di grande fama che abbiamo il piacere di avere qui. E questa è soltanto una delle attività di VIS, come molti di voi sanno. Ci sono varie altre attività che potete trovare descritte sul nostro sito e a cui vi invitiamo ovviamente a partecipare. Questa è del ciclo delle conferenze che si intitolano Vi racconto la scoperta e mi ha cambiato la vita, è una tra queste attività in cui vogliamo portare i grandi ricercatori italiani a raccontare le scoperte che hanno fatto e come queste scoperte abbiano cambiato la loro vita, che difficoltà abbiano avuto e come siano riusciti ad arrivare a questi risultati. Oggi appunto abbiamo il piacere di avere con noi il professor Stefano Bruni dell'Università di Ferrara e io lascerei la sua presentazione al mio collega il professor Andrea Giardina, a cui cedo il microfono. Grazie, benvenuti, è veramente un onore e un piacere. Sì, come professore di storia romana, veramente con grandissimo entusiasmo, insomma, sono qui per imparare qualcosa, verità so di questa scoperta, però naturalmente sentito dalla via voce dello scopritore è tutta un'altra cosa. E per dire rapidamente, molti conoscono certamente il professor Bruni, ma per dire anche ai più giovani, guardate ragazzi, voi siete... Dovete sapere, siccome siete abituati a sentire sempre parlare male dell'Italia, che l'Italia, per esempio, nel campo dell'archeologia, degli studi insomma, relativi al mondo antico, che il professore qui presente rappresenta a livelli alti, non è seconda a nessuno al mondo. Quindi siamo tra i primi, anzi siamo, si può dire, primi inter pares, diciamo così. Quindi dobbiamo essere fieri insomma, di questa tradizione di studi, capacità insomma italiana di essere competitiva nel campo delle scienze storiche, archeologiche, degli studi epigrafici e come anche in tanti altri settori. Quindi è la giornata, anche questo un pomeriggio di festa insomma della cultura italiana, una volta tanto insomma celebriamo anche un po' il nostro paese da questo punto di vista, così come il laboratorio che ci ospita è un laboratorio di straordinario interesse a livello anche internazionale. E arrivando al nostro relatore, è una figura di studioso diciamo a tempo stesso rappresentativa di una tradizione italiana di studi, ma per la completezza del suo approccio alle ricerche sul mondo etrusco, etruscologia, in realtà sulla storia dell'Italia insomma arcaica e non soltanto. E per la completezza è un personaggio, una personalità a quanto rara, perché nella sua produzione, che è vastissima, chi vuole può consultarla naturalmente su internet, ma è di facile accesso a tutti, questa constatazione, è uno studioso, è un etruscologo. Che vuol dire un etruscologo? Qui ci vorrebbe davvero... Forse hai fatto una lezione i giorni scorsi su che cos'è l'etruscologia, nulla di terrifico, ma è una disciplina molto complessa che racchiude in sé l'archeologia, l'epigrafia, lo studio delle lingue, la storia, la riflessione storica, quindi è una disciplina diciamo, complessa che si può praticare in alcuni settori, c'è chi la pratica in alcuni settori, c'è preferibilmente chi la pratica a 360 gradi. Il professor Bruni è un studioso che pratica gli studi di etruscologia, insomma, relativi alle antiche civiltà d'Italia, a 360 gradi, perché è un archeologo, è un epigrafista, ha dedicato molti lavori allo studio delle testimonianze scritte,
è un esperto di lingue antiche, è uno studioso dei paesaggi urbani e rurali dell'Italia antica, e fa tutto e non solo, e poi, e questa è veramente una caratteristica della cultura italiana storica, in senso lato, da molti decenni, ha sempre accompagnato le sue riflessioni sul suo campo di studi a un lavoro sulla tradizione di questi stessi studi. Quindi in lui è difficile distinguere la riflessione sulle collezioni museali, sulle collezioni private e pubbliche, sulle istituzioni culturali, sulla storia della storiografia relativa all'oggetto delle sue ricerche, dall'indagine vera e propria. Questo è un modo in cui veramente si riconosce una tradizione che non è esclusivamente italiana, ma è a livelli alti nostra. Per arrivare a questa scoperta, non è che naturalmente si arriva dal nulla a queste cose, il percorso del professor Bruni è stato davvero molto intenso e un lunghissimo apprendistato che lo ha portato a lavorare moltissimo in Toscana e moltissimo anche a Pisa. Lo dico solo per così, faccio un elenco rapido solo per dare un'idea di quanto egli conosca i territori esattamente insomma, dell'antico mondo etrusco e anche di Pisa e delle zone circostanti. Ha cominciato fin da giovane a lavorare sull'insediamento etrusco del lago dell'Accesa presso Massa Marittima, poi ha lavorato alla Civita di Tarquinia, alla necropoli di San Cerbone di Populonia, sulla Rocca di Chiusi, parliamo di località importantissime del mondo etrusco. Poi quando è stato appunto entrato nei ruoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha scavato appunto nel centro di Pisa, così ci avviciniamo al nostro argomento, in altre località dell'area circostante Pisa, ha scavato a Calce, a San Giuliano Terme, a Vico Pisano, a Cascina, a Calcinaia, a Montopoli di Valdarno, a Pecciola, a Casciana Terme, Palaia, Pontedera, Laiatico, insomma. E poi ha lavorato anche nel porto urbano di Pisa. E quindi dal 2003, insomma, da quegli anni lì, è direttore degli scavi che si svolgono nell'antica località di Pallascio, nel comune di Casciana Terme, anche qui con risultati di eccezionale interesse. Quindi le grandi scoperte, questa è un po' la morale, diciamo così, rivolta soprattutto ai più giovani, non si fanno mai per caso. L'archeologia è un'avventura, ma è un'avventura che viene dalla fatica, dal rigore, dall'apprendistato, dalla formazione protratta nel tempo, che può dare, come in certi casi avviene fortunatamente, delle grandi emozioni che possiamo chiamare anche avventure. Grazie e tanti auguri per questa lezione. Sono molto con questo, quindi posso. Sono molto onorato di essere oggi qui, anche molto emozionato, devo dire. Del gelato noi per parlare più che questi aggeggi, quindi è una cosa, ma dicevo che sono veramente molto onorato di essere qui oggi, anche molto emozionato, non lo nascondo, perché questa è una sala che ho frequentato in anni molto ormai preistoria quasi, perché 30 anni fa quasi, e sempre stando seduto di là, quindi sempre con molto entusiasmo e molta reverenza anche, ma senza l'affanno di essere di qua dal tavolo. Solo una volta per quelle benedette navi di Pisa abbiamo fatto qui un convegno sui problemi del restauro e mi toccò parlare qui dentro, ma mi sembrava era un'operazione di lavoro interno, insomma. Quindi oggi veramente c'è molta emozione, quindi ringrazio veramente chi mi ha invitato, la scuola e tutti voi, per essere qui. Ovviamente per molti ripeterò cose che hanno già sentito, perché è una scoperta che ormai
per fortuna, nonostante che io sia colpevole di non averla chiusa, nel senso che non ho ancora fatto l'edizione scientifica del complesso, cosa che riprometto per l'ennesima volta da tipo Boy Scout, per il prossimo anno essere in libreria. Quindi siamo quasi alla fine del restauro di tutti i materiali, cosa che non è stato semplice, perché avendo lasciato i ruoli del Ministero ormai da quasi 20 anni, ovviamente quelle cassette, per la normale prassi delle soprintendenze, sono rimaste in un angolo e nessuno ci ha più messo mano. Adesso col nuovo soprintendente è stato chiesto di completare il restauro di quelle 4 cassette che ancora mancano. E quindi fare così. Per cui mi scuso con chi sentirà cose già sentite. Dicevo, è una scoperta che ha avuto già spazio all'interno dei manuali, è stata già inserita nei manuali universitari sostanzialmente e ricordata in varie sedi, meno che a Pisa, dove in realtà tutto l'impegno profuso anche per renderla fruibile al pubblico è stato in parte vanificato da una certa incuria che, da non pisano posso dire, un po' insita nel DNA della città, per cui la cosa che a me dispiace di più sono i circa 10 milioni di allora di piante che avevamo piantato nell'area che sono state fatte seccare e non ci sono più, per cui ancora oggi in quest'area sembra che siano passati gli indiani e che abbiano lasciato le cose. Ora, siccome l'aspetto di divulgativo della conferenza che deve avere e il titolo della serie, cioè la scoperta che ha cambiato la mia vita, in qualche modo devo, e mi scuserete di questo, fare anche un po' di storia personale, perché tra le tante scoperte fatte, il professor Giardina ricordava gli anni come funzionario di soprintendenza sulla quasi tutta la provincia di Pisa. Sono stati una decina d'anni sostanzialmente frenetici, con io mi sono laureata a Firenze, ho sempre sostenuto, come un po' così, che un archeologo dovrebbe al massimo scavare un mese l'anno e passare gli altri 11 mesi a meditare su quello che ha scavato e a studiare. Come sono arrivato a Pisa, poi vi dirò anche come ci sono arrivato, con le cose mi sono trovato che in realtà in alcuni momenti avevo anche 4-5 scavi in contemporanea da seguire, con una frenesia, così, in cui c'era anche una certa tendenza a farsi un po' da parte, cercare in qualche modo di meditare su quello che si faceva, ma su cui non si poteva prescindere dalle operazioni di tutela. Per cui questo scavo della cosiddetta tomba del principe, come è entrata nell'immaginario anche della città, è stato nella sostanza l'unico intervento programmato e voluto in 10 anni. Gli altri sono stati sempre interventi provocati da altri, comprese cose importantissime. Penso per esempio alla serie di scavi, sono stati 6 anni di scavo, sotto la torre di Pisa, per esempio, dove abbiamo trovato cose mirabolanti che chissà mai quando si riuscirà poi a pubblicarle esaustivamente. Oppure l'altra cosa che nell'immaginario, infatti molti mi hanno detto, ma perché parli di questa e non dell'altra cosa? Cioè le cosiddette navi di Pisa, una tegola tra capo e collo, arrivata, vi posso dire, arrivata 5 giorni prima del mio matrimonio, quindi è stata una cosa, mia moglie si lamenta ancora perché non abbiamo fatto il viaggio di nozze, ma a parte la battuta, in realtà le navi di Pisa sono state un'operazione che c'è stata unicamente perché ci sono stati 9 anni prima in cui freneticamente si rincorreva qualsiasi buco che veniva fatto in città e si cercava di salvare i dati. Con alcune esperienze importantissime, dopo andremo tutti a vedere questa
esposizione Palazzo della Canonica, ma nel 94 lo scavo fatto con la scuola normale, con col professor Nenci, Alessandro Corretti, Adelaide Fagioli ed altri. Qui dietro la scuola doveva costruire un nuovo edificio per alloggi per gli studenti, abbiamo fatto uno scavo e abbiamo trovato delle cose bellissime, ma le vedremo. Ma io ne ho accennato una volta in un convegno, ho detto abbiamo trovato una regia arcaica e ovviamente questo ha aperto un orizzonte talmente ampio per cui tutti si sono poi interessati, ma come questo altri, ma sarebbe stato lungo. Ma dicevo, le navi ci sono state perché c'erano quei 9 anni prima di attenzione a tutto, perché la cosa curiosa è che, qui vi spiego perché io sono arrivato a Pisa, nel senso che nel laureato di fresco e finendo un dottorato faccio il concorso per la sovrintendenza, va abbastanza bene, tra i posti che c'erano c'era anche la Toscana, io avevo chiesto la Toscana, però in realtà all'inizio non mi era stata assegnata la Toscana a me, ma dovevo andare a Bologna, dove l'allora sovrintendente era una persona che mi stimava e mi aveva chiesto, ma fui poi chiamato nel posto dove per un etruscologo era all'epoca, diciamo, la fine della carriera, la cosa così, cioè il museo di Villa Giulia a Roma. Io avevo sempre lavorato su Tarquinia, quindi ero felicissimo, e il mese che sono stato a Villa Giulia, perché ci sono stato solo un mese, Paola Pelagatti mi chiese, mi disse, ma vuoi stare a Roma o ti interessa qualcos'altro? Siccome io, confesso, amo poco i romani, amo molto Roma ma poco i romani, chiesi allora di essere comandato a Tarquinia e ho passato un mese a Tarquinia, nella mia Tarquinia, dove ci stavo 6 mesi l'anno, quindi a casa sostanzialmente. Se non che nella lunga lista dei funzionari in attesa di un posto c'era una collega che interessava molto al soprintendente della Toscana, il quale al ministero barattò la nomina di questa collega, un'amica peraltro, così prendendo anche tutti quelli che c'erano prima in graduatoria. Per cui io da Villa Giulia, dove ero in qualche modo in una situazione tanto per guadagnare la pagnotta, mi ritrovai improvvisamente a casa a Firenze. Io avevo casa a Firenze e stavo lì. Però arrivato a Firenze, il soprintendente, persona molto intelligente, molto brava e tutto il resto, ma sostanzialmente non amava né me né altri di questi che erano arrivati in quel momento. Per cui io mi ricordo, arrivai a Firenze il 20 di dicembre e fui immediatamente incaricato di andare a seguire dei lavori di una ruspa a San Martino in Collinaia, alla periferia di Livorno. Sotto un nubifragio pauroso stavano costruendo uno di quegli svincoli tipo Detroit che ha Livorno in quella zona, e in queste buche profonde 1,80 m furono trovate una serie di tombe alla cappuccina di età romana. Il sopralluogo ultimo fu il 27 di dicembre, io feci una relazione al soprintendente, il 28 di dicembre mi fu tolto l'incarico di Livorno e mi fui messo a disposizione del museo. Benissimo. Vengo chiamato dopo un mese, mi viene detto, beh, facciamo una divisione di cose, questa alle 9 di mattina, ti occuperai di Volterra, che era una cosa di mai occupato di Volterra, ma comunque grande cosa. Questo alle 9. Alle 11 vengo richiamato e mi viene detto, no, non Volterra, ma tu andrai a Pisa e prenderai tutta la provincia senza Volterra e San Miniato e la Val di Cecina, che sono i posti dove c'è qualcosa di archeologico, ma avrai Pisa dove ci sarà pane per i tuoi denti, perché archeologia non ce n'è. Ed era vero, era una città antica senza antichità, in qualche modo. Però c'è l'università, agguerritissima, specie allora, con una serie, un parterre di docenti di tutto rispetto, più c'è la scuola normale. Non solo, l'unica cosa che c'è è la collezione del Camposanto, ma di quella si occupa il professor Settis. Quindi avrai pane per i tuoi denti, potrai scornarti.
come vuoi, e io ovviamente prendo Pisa, dove effettivamente vengo, controllo, e nella carta archeologica d'Italia Pisa era un buco, cioè non c'era, era una macchia bianca dove non c'era assolutamente nulla o quasi. Mi metto a guardare in archivio quello che c'è, poco, un paio di appunti, un intervento nel 30 nella zona dello stadio, nel 62 delle anfore in via Contessa Matilde. E poi trovo un ritaglio di giornale che il professor Fascetti mi ha riportato oggi, scritto dal professor Fascetti, era questo, dove si parla del ritrovamento di una tomba con una fotografia che apparentemente sembrava una cosa arcaica nella zona dietro il cimitero. Beh, io registro tutte queste cose, vengo a Pisa, prendo contatti con Settis, con all'epoca c'era la Rocca, Buonamici, tutti i vari colleghi dell'università, dicendo: sono qui, cerchiamo di lavorare. Dico, è un po' curioso che non ci sia proprio nulla, le fonti sono molto ricche su Pisa, ma archeologicamente non ci avevamo quasi nulla. Dico, però, collaborazione con tutti, vediamo cosa succede. Capita un colpo di fortuna. A giugno il Pisa, la squadra di calcio del Pisa, all'epoca in Serie A, con un presidente particolarmente dinamico, a cui è stato intitolato lo stadio di Pisa, cioè Romeo Anconetani, decide di affittare lo stadio per delle partite in notturna. E per fare questo deve realizzare l'illuminazione. Cominciano a fare le cose, cominciano a venire fuori cose, materiali. Io fermo i lavori e mentre sto prendendo accordi col comune per fare un intervento di scavo, ricevo una telefonata di quelle quasi da avanspettacolo del presidente del Pisa, che alzo il telefono, la prima cosa che mi dice è: lei vuole essere trasferito a Campobasso? Anche io dico: non so chi è lei, sono Romeo. Io riattacco di così, ritelefona: sono Romeo. Dico: scusi, chi è Romeo? Io non mi occupo di calcio. Comunque, per farla breve, ci accordiamo, facciamo una serie di sondaggi, di saggi di scavo. Anconetani, da quella persona intelligente che era, dipendentemente dal giudizio che uno poi può avere sulla sua gestione e cose del genere, capisce che tutto questo gli tornava comodo, gli faceva gioco, e siamo finiti tutti i giorni sul Corriere dello Sport. Lì avevamo trovato i resti di alcune strutture romane, delle tombe etrusche e una serie di materiali, tra cui anche una cosa che ebbe l'onore anche di una copertina del Vernacoliere, che fu il massimo, perché avendo trovato una serie di cippi sferoidali, vi potete immaginare il Vernacoliere cosa titolò, e quindi di marmo. Ma questo fece sì che in realtà, al di là dell'importanza dello scavo, che a distanza, ahimè, di 26 anni chi si è preso l'incarico di pubblicarlo non l'ha ancora fatto, non sono io in questo caso, e quindi spero che prima o poi lo faccia, ma a parte questo, dico, parte dei risultati dello scavo creò un clima, una sensibilità, stuzzicò il legittimo orgoglio della città e dei suoi cittadini sul passato più antico, che non era solo quello della Repubblica Marinara. Di lì a poco cominciarono tutta una serie di interventi, tra cui subito a ruota il primo grande intervento di archeologia urbana, quello in Piazza Dante, dove veramente era impressionante, e ancora oggi a distanza di quasi 30 anni, molte persone mi fermano per strada e dicono: ma noi abbiamo visto questo fatto, con un entusiasmo notevole. Io devo ringraziare veramente i pisani dell'aiuto che mi hanno dato nello svolgere il mio lavoro. Però questo ritaglio di giornale a me continuava a stuzzicare, era rimasto lì così. E proprio mentre eravamo in Piazza Dante viene un signore con una motoretta mezza sgangherata, dicendo: sono andato in pensione, io lavoravo alle ferrovie, vorrei dare una mano se posso.
parlando dice, ah, ma io sa poi nel 66-67, insomma, quegli anni lì, sono quello che ha trovato la famosa tomba dietro il cimitero. Ricordo che gli ho detto, ma si può sapere dov'è? Perché il problema del ritaglio del giornale era che era alle spalle del cimitero suburbano, quindi un enorme campo, ettari e ettari di terreno che non si riusciva a localizzare. Mi disse, non c'è problemi perché al posto della tomba c'è un pozzo, c'è ancora. Dice, se vuole ce la porto. Mi caricò su questa Vespa e andammo a casa del proprietario del terreno. Un siciliano vecchietto di Agrigento. E ricordo, io arrivai e dissi, sono il funzionario della soprintendenza, e lui, senza alzare un sopracciglio, disse, sono 20 anni che sto aspettando questa visita. A che mi sentii un attimo gelare, perché mi spiegò che in realtà, a seguito del ritaglio di giornale e della segnalazione del professor Fascetti, l'allora funzionario era andato lì, aveva detto, benissimo, faccio una perizia, facciamo uno scavo, torno a giorni e scaviamo. Dico, guarda, io sono venuto ora, sarebbe interessante poter fare. Sì, sì, sono problemi. Le ho detto, 20 anni che aspetto. C'era solo un problema, che il funzionario che 20 anni prima era andato sul posto era in quel momento l'attuale soprintendente. Per cui non era così semplice la cosa. Comunque, questo avveniva nel 91, nel 96 finalmente decise di darmi dei fondi per poter fare un'indagine intorno al pozzo. Ovviamente mi dette 5 milioni, che erano 2 lire, me li dette il 26 di novembre, da spendere entro il 30 dicembre. E insieme a una collaboratrice, che sono molto contento di ricordare perché tra l'altro persona molto valida, che ha fatto una bella carriera, è l'attuale direttore del Museo Archeologico di Sarteano, Alessandra Minetti, sotto anche la pioggia abbiamo cominciato a scavare, smontando il pozzo e cercando di capire cos'era il contesto di questa tomba. Ma possiamo anche andare un po' avanti, che forse... No, sono io imbranato? Totale. Ah, ecco, per quello, ha ragione, scusi. Devo puntarlo di qua, bene. Ok, è questo. Ecco, cioè siamo in una, immediatamente alle spalle del cimitero, quello è l'angolo orientale del cimitero di via Pietrasantina, questa qui è via San Jacopo, in questo campo, questa è una foto fatta dalla scuola normale peraltro, questa, con il vostro dirigibile. L'area dello scavo è quel cerchiello rosso lassù. Cominciamo a scavare e in realtà cominciarono a venire fuori dei cippi e poi delle lastre. Nessuno pensava poi che ci sarebbe stato un tumulo, una cosa. Comunque va bene, chiudiamo lo scavo a dicembre, io ripresento domanda di finanziamento per l'anno dopo, mi vengono dati altri 5 milioni, nulla quasi, comunque progetto, programmo lo scavo e andiamo avanti. Nel frattempo però c'era il convegno nazionale di studi etruschi a Volterra a maggio e io facevo lo scavo in quel periodo, feci una relazione al convegno e da lì io poi portai tutti i colleghi dicendo venite a vedere quello che sta avvenendo fuori, perché inizialmente sembrava che stesse venendo fuori un grande recinto. Ecco, questa è la foto che mi dette il professor Fascetti, poi con i materiali, allora recuperati. Ecco, stava venendo fuori, questo è a fine scavo, stava venendo fuori una serie di monumenti sepolcrali e poi una sorta di recinto fatto di pietre che ha andamento circolare e ovviamente un po' sulla suggestione di quello che si conosceva o d'altro, si cominciò a pensare che fosse una situazione tipo quella scavata da Nino Lamboglia a Chiavari
negli anni 50 con dei recinti di pietra con delle tombe a incenerazione all'interno. Anche perché il proprietario del terreno me l'ha detto solo dopo 2 anni che durante la guerra, lì è zona dove è stata bombardata, c'era stata una bomba che era caduta, aveva creato una grande buca che lui poi aveva prima utilizzato per allevare le papere, poi dopo l'aveva colmata con del terreno, cioè noi abbiamo scavato per un anno, abbiamo sprecato 5 milioni, scavando stratigraficamente il cratere della bomba. Va bene, ma così. Comunque troviamo tutta questo recinto che comincia a avere una curvatura per cui si percepiva l'imponenza del recinto, era almeno 20 metri di diametro. Io ricordo che insieme a tutti i colleghi venne anche il soprintendente, quale era un appassionato di quest'epoca, tutto il resto, e mi disse: quanto ti rimane di soldi? Io disse: rimarrà un milione e mezzo, una cosa del genere. Lui mi disse: bene, compra sabbia e ricopri tutto. Io gli dissi: Francesco, non è per essere, ma siccome qui dentro è un cantiere, quindi sono io il capo e tu sei ospite, io il milione e mezzo lo continuo a spendere, poi vedremo cosa si fa. In realtà il cosa si fa, il ministero, la soprintendenza, non dette più una lira. Però venne il sindaco, che era Piero Floriani, il quale aveva assistito a questa scena, dice: non ti preoccupare, il comune mette intanto 20 milioni per andare avanti. E quindi siamo andati avanti. In realtà eravamo io, un'archeologa, Federica Severini, che mi dava mano, e che per risparmiare avevo preso un'archeologa che faceva anche l'antropologa. Dico: siccome sono tombe sarà bene avere le due competenze. Poi c'era il pensionato delle ferrovie che veniva tutti i giorni, e 2 operai con la ditta che, vista la situazione, lavorò per 1 mese gratis. Cioè, quindi c'era un entusiasmo generale. Fino a quando la Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa, grazie alla collega di topografia che aveva interessato il presidente, vennero in pompa magna tutta la deputazione, e dissero: bene, mi pare sia una cosa molto importante, ci assumiamo noi gli oneri dello scavo, però con l'impegno che una volta finito lo scavo, il monumento e l'area sono visitabili e diventano un polo d'attrazione per il pubblico. Bene, ci prendiamo l'impegno sia io che il sindaco. Quindi c'è una convergenza di interessi. E cominciamo lo scavo, che facciamo tra il 97 e il 98. E cominciamo a trovare una cosa impressionante, perché in realtà quello che sembrava un recinto non era un recinto, ma era un tumulo. Non era 20 metri, ma era un tumulo di 30 metri di diametro. Questi sono i monumenti che stavano all'esterno, una parte, 30 metri di diametro, con una serie di tombe all'esterno, ma l'altra cosa, ecco, tombe che all'esterno andavano, le più antiche, grosso modo, alla fine dell'VIII secolo a.C., e le più recenti, questa è in assoluto la tomba più recente che abbiamo trovato, sono quei frammenti lì, perché chiaramente le arature avevano in qualche modo, fatto saltare e rovinato, spesso queste tombe. Siamo? No, messa al contrario. Va bene, avete capito che io e la tecnologia non andiamo d'accordo. Ecco, questa tomba, che era chiaramente una tomba a incenerazione, come sono tutte le tombe di Pisa in età arcaica e classica, che utilizzava verosimilmente come cinerario un grande cratere attico, di cui abbiamo trovato però, ahimè, solo un pezzetto dell'orlo e un pezzetto e 2 frammenti della decorazione, ma era un cratere come quello che vi ho messo accanto. Tra l'altro il motivo sull'orlo vedete lo stesso, siamo intorno al 440 a.C., forse con una scena di gigantomachia, punto interrogativo, perché c'è una divinità chiaramente con una corona,
potrebbe essere uno Zeus, cose del genere, e poi rimane la spalla e un pezzetto della nuca di un'Atena che sta brandendo la lancia. Non solo, ma insieme a questi frammenti sono stati trovati tre frammenti di una grande Kilix attica a figure rosse che verosimilmente era usata come coperchio. E sono le cose più recenti, perché questo l'abbiamo visto anche dal resto dello scavo, intorno al 450-430 tutta la zona è sommersa da un'alluvione del vicino corso dell'Auser, che ha coperto completamente il tumulo, e lì poi non viene più utilizzato per seppellimenti, se non in tutta l'area scavata abbiamo trovato solo una tomba in umazione di terzo secolo, dove c'era solo lo scheletro e una coppa a vernice nera, quindi molto modesta. Ecco, ma vedete che intorno a questo tumulo, a una distanza costante di circa 2 metri, erano stati infissi con regolarità dei grandi blocchi di pietra, delle tipo stelai, a coppie, a una distanza regolare di 7 metri con ogni coppia, a creare quasi una sorta di secondo recinto, ma aperto. Sono queste pietre qui, dove per tutto il tempo che quest'area è rimasta in uso si sono concentrate una serie di monumenti, inizialmente anche tombe, poi solamente cippi, senza la sepoltura però. Su questo poi ci fermiamo un attimo dopo. Ecco, qui vedete, è il livello, così il terreno si era progressivamente alzato, tanto che un cippo, mentre gli altri sono stati trovati in posizione di caduta, questo piccolo cippo era ancora infisso verticalmente sul terreno, e in base a quella, ora ho scelto l'immagine peggiore, quella dove non si vede la base del cippo, ma il cippo usciva da terra all'altezza delle lastre, della sommità delle lastre, quindi cioè il terreno si era progressivamente rialzato. Comunque, tanto per darvi un'idea, questo è quello che rimaneva in posto di una tomba a cassetta, cioè una cassetta fatta di lastre di scisto con dentro il cinerario, che peraltro, ahimè, era molto rovinato, ma era un cratere laconico. Quindi cioè tombe anche di grande sfarzo e di grande importanza, ma ridotte in condizioni disperate. Ecco, lo scavo ha permesso di trovare il tumulo sostanzialmente intatto, e al di là del monumento e le cose, fornisce una serie di dati importantissimi da un punto di vista del rituale. Abbiamo trovato realmente tutto di questa tomba, non come ha detto qualche collega simpatico, così, che in realtà la tomba era stata saccheggiata e non ce ne siamo accorti. Oppure qualcuno a un concorso universitario ha detto che la tomba è stata inventata. È in uno dei giudizi. Vabbè, comunque. Addirittura abbiamo trovato al centro preciso della ghiera di lastre, nel terreno vergine, abbiamo trovato, ed è la foto quella là, il picchetto di legno da cui sono partiti per la costruzione della tomba. Cioè, hanno fatto la classica operazione come fanno i geometri ancora oggi, hanno piantato un paletto e hanno tracciato la circonferenza. Lì, al momento del ritrovamento, questo è il picchetto che in base alla cronologia siamo alla fine dell'VIII secolo. Poi, su questa circonferenza hanno piantato con regolarità delle lastre di scisto che fuoriescono dal terreno per una settantina di centimetri e sono state livellate sul posto. Una volta fatto questo recinto, hanno piantato queste coppie di pietre a formare questa seconda ghiera. Vado veloce.
in un punto hanno realizzato, e lo si vede abbastanza bene, hanno realizzato una sorta di gradino, una struttura che noi abbiamo trovato smontata, ma poi vi dirò perché, che serviva per accedere all'interno dell'area del tumulo. All'interno, al centro, abbiamo trovato una serie di strutture una sull'altra abbastanza complessa. Questa è una ricostruzione in un plastico che momentaneamente è al comune, perché al centro preciso era stata scavata una fossa di 4 metri per 4, che poi dentro cui era stata messa una cassa di legno di 2 metri e mezzo per 1 metro e mezzo, di cui abbiamo trovato parti. Prima di mettere la cassa di legno avevano fatto un rituale deponendo delle olle, sono 3 olle, ce n'è un'altra, quella è un coperchio, di cui in base a quello che c'era una aveva granaglie, un'altra sembra che avesse miele, una terza non so, non ci sono elementi. Probabilmente è un deposito, un rituale di fondazione della tomba. Il miele tra l'altro è un elemento che se confermato apre una serie di spiragli, perché è lo stesso tipo di offerta che viene fatto per il funerale di Patroclo nell'Iliade. E poi la fossa è stata completamente coperta e riempita da pietrame. Questo al momento dello scavo, vedete al centro, è avvallata perché il coperchio della cassa, ovviamente dopo tutti quegli anni, si era rotto e aveva ceduto. Fatta questa operazione, compiono un altro rituale, perché sulla superficie del riempimento abbiamo trovato una serie di materiali, anche qui 3 olle in frammenti, una fiale di bronzo, di queste baccellate di tipo siriano, e l'anza di un'anfora. Stamattina non trovavo nulla a casa, per cui ho preso quella di confronto. È un'anza come questa, che è la famosa anfora della tomba 115 Castel di Decima, cioè una delle tombe di tipo fenicio, come si usa dire, così, ma di fine VIII, perché il frammento di Pisa del tumulo conserva l'anza con l'orlo, quindi stiamo abbastanza tranquilli che il tipo è questo. Finita questa libagio, cioè questa offerta di vino, o questo rituale dove si consuma vino, hanno portato terra fino a fare un tamburo fino all'altezza delle lastre, del margine superiore delle lastre. E però cosa hanno fatto? In corrispondenza del centro della fossa, hanno scavato una fossa triangolare, che è quella a sinistra, che poi hanno riempito con argilla sterile, e qui la si vede quella macchia grigia. Sopra a questa, ecco, al centro rimane solo questa fotografia perché era completamente mangiato dalla ruggine, hanno deposto un grande tridente in ferro con l'asta piegata in due. Secondo anche questo un rituale noto anche nell'Odissea, nella letteratura, insomma è uno strumento che indica legato all'attività del morto. Direttamente sopra il tridente hanno realizzato un grande apprestamento che noi abbiamo trovato smontato in queste condizioni. È una grande pietra di 3 metri e mezzo per 3,
alta 70 centimetri, per alzarla sono volute due gru, per quello che siamo tranquilli che non era stata saccheggiata la tomba anche, con una serie di canali sopra, delle parti che dovevano stare in piedi e poi hanno abbassato, ma la cosa impressionante è che sulla pietra noi abbiamo trovato la traccia di un grande coltello in ferro, come questo qui accanto. Questo viene dalla tomba di Montefortini, ma è lo stesso tipo. Vedete lì l'anza, cioè l'elsa e parte della lama. Accanto a questa una serie di spiedi in ferro, come questo accanto, cioè i due strumenti utilizzati durante il sacrificio cruento, carneo, uno per ammazzare l'animale e poi dividere le carni, gli spiedi per cuocere questa carne o portarla via, e tra l'altro, oltre a questo, anche una mascella di cavallo. Sono probabilmente i resti del sacrificio che è stato fatto sopra la tomba, che poi è stata smontata, questo apprestamento è stato smontato, lasciando però gli strumenti sul posto, ed è stato poi coperto. Nel frattempo, di lato, in questa posizione qui, avevamo trovato all'inizio una strana struttura coperta da una grande pietra, una buca coperta da una grande pietra, dove in questa buca erano stati deposti con grande cura, ma alla rinfusa, tutta questa serie di schegge di pietra che rimesse insieme sono una grande pietra di forma triangolare, spezzata a colpi di mazza, ma la cosa impressionante è che la forma è esattamente la stessa di quella buca triangolare che vi ho fatto vedere prima, poi riempita di argilla, particolare di cui non saprei e non sono riuscito in 20 anni a trovare una giustificazione. Deve avere un significato particolare, importante, data a tutta la ritualità, ma almeno per quanto mi riguarda rimane inspiegato. Ma non è solo questo che abbiamo trovato, perché sempre vicino a quella buca abbiamo trovato una deposizione in una buca, sigillata poi con cenere, di un grande d'olio cordonato. Qui lo vedete in corso di scavo, al cui interno sono state trovate una gran quantità di ceneri che, analizzate, sono risultate essere tutte di legno di quercia, e alcuni oggetti, pochi, di metallo. Sono almeno 4 fibule e poi una serie di testate di chiodini, queste cose più o meno informi che vedete, e sopra tutte le ceneri abbiamo trovato la testata di uno spillone, che questo qui, che non è verosimilmente funzionale a tutto il resto, ma era quello che doveva probabilmente tenere chiuso il telo entro cui erano state raccolte le ceneri e il materiale, di un qualcosa che è stato arso e poi ritualmente deposto in questo d'olio. Una volta deposto il d'olio, hanno ricompattato e fatto la calotta del tumulo. In realtà noi una certa idea di quello che è successo ce l'abbiamo, perché tutta questa serie di dati, che ovviamente io vi ho raccontato tipo racconto, cioè quello che hanno fatto, in realtà noi abbiamo recuperato le tracce poi così, ma tutto questo rituale messo in piedi da questa tomba, questa grande tomba fatta per una sepoltura di un morto che non c'è, perché noi dentro la cassa non abbiamo trovato resti umani, quindi sostanzialmente è un cenotafio, cioè una tomba vuota. Ma noi abbiamo la fortuna che questo funerale fatto a Pisa, che in base ai materiali, se si vuole essere molto prudenti, siamo nei primissimi anni del VII secolo, in realtà le cronologie
sia lo spillone che la coppa baccellata, che l'anfora, dicono che siamo alla fine dell'ottavo, quindi in un momento molto antico, il momento in cui le aristocrazie in Etruria sbocciano in tutta la loro grandezza e in tutta la loro manifestazione. Ma noi questo funerale in realtà lo conosciamo abbastanza bene, perché abbiamo una fonte latina che lo descrive, solo che lo descrive per un'epoca molto più recente, perché c'è questo tardo autore che a un certo punto racconta come Settimio Severo, che prende il potere dopo Pertinace che muore in una congiura di palazzo e il suo cadavere non c'è perché è stato buttato nel Tevere e perso, ma Settimio Severo dice che decide di fare il funerale a Pertinace e fa un funerale particolare, che è quello che nelle fonti viene detto il funus imaginarium, cioè viene fatto il funerale di una immagine che sostituisce il morto. La cosa impressionante è che la descrizione che fa Dione Cassio del funerale di Pertinace è in qualche modo la fotografia di quello che noi abbiamo trovato a Pisa. Il racconto molto simile, cioè cosa viene fatto? Pertinace non c'è, si fa quello che i greci chiamano un colossos, cioè un fantoccio di Pertinace con cera, stoppa, legno e vestito con tutte le insegne, che viene portato a giro per la città con una pompe notevole, poi viene arso su una pira, vengono presi i resti di questo rogo, messi nel contenitore per le ceneri, viene fatta una tomba all'immagine di Pertinace. Verosimilmente è successa la stessa cosa anche qui, e quei chiodini che abbiamo trovato e le cose sono verosimilmente quello che rimane di un colossos o un sostituto del morto, chiamiamolo così, per modo tale che non è più semplice da capire, che è stato preso, gli è stato fatto il funerale, poi è stato arso sulla pira. La cosa interessante è che, per esempio, la pira è solo di legno di quercia, un legno molto particolare. Le fonti ci dicono che la quercia è l'albero sacro alla massima divinità, sia in Grecia che a Roma, e verosimilmente anche in Etruria. E un'idea di come dovesse essere questa immagine ce l'abbiamo perché in una tomba di Marsigliana di poco più recente c'è un sostituto del morto. Lì non è stato arso perché vige l'inumazione, ed è questo. Cioè questa strana cosa è il sostituto del morto. No, sto andando indietro, scusate. Ecco, la cosa interessante però non è solo questo, che sostanzialmente, perché dico, ne ho scoperto importante e mi ha cambiato le cose. In realtà questa tomba è venuta a confermare quello che tutti gli interventi su Pisa si andavano facendo, in particolare quelli con via Santa Apollonia, poi come epoca, cioè la presenza di una grande realtà etrusca che nel passaggio tra VIII e VII secolo è strutturata un po' come tutti gli altri grandi centri, con gruppi familiari emergenti che si qualificano come quello che con termine generico chiamiamo aristocratici, dei principes, con lo sfarzo tipico dei principes. Una tomba di 30 metri di diametro, guardate, è enorme. Tenete conto, forse siete stati a Baratti. Nella necropoli di Baratti la tomba più grande, la tomba dei Carri, che è un tumulo veramente imponente, è 27 metri. Quindi questa è ancora più grande. Il tutto per un morto che non c'è, peraltro. Ma la cosa interessante è che ci dà tutta una serie di notizie anche su quelle che sono le trasformazioni della società pisana, perché sul tumulo noi abbiamo continuato a trovare tombe sia intorno che sul tumulo. Sopra il tumulo ce ne sono solamente quattro e curiosamente sono databili alla generazione dopo, e sono, nonostante
qui manca mezza immagine, ma forse è un problema mio che non ho registrato bene le cose, c'era una pianta, ci sono quattro tombe, due maschili e due femminili, con due tipologie diverse. Le tombe femminili sono una buca in terra dove veniva inserito il d'olio con dentro il cinerario. Una è quella che avevano trovato nel 66-67. Quelle maschili invece è una piccola piazzolina di lastre di pietra su cui è appoggiato il cinerario e il corredo, e poi c'è un d'olio rovesciato che li copre. È quella cosa più o meno sfatta, perché in realtà se ne sono salvate una e mezzo, le altre sono state sbranate dalle arature. Questa qui, dai materiali che sono stati trovati all'interno, è chiaramente una tomba di un maschio che si connota come guerriero. Dal materiale è una tomba molto ricca, però c'è una cosa: per la generazione prima si fa un tumulo così grande, il che lascia immaginare una struttura anche economica e sociale molto potente. La generazione dopo, a meno che non ci sia stato un tracollo, ma non ha, ovviamente è fantascienza questa, non hanno la possibilità, perché probabilmente non glielo concedono, di realizzare un'altra tomba come quella che abbiamo scavato, che tra l'altro sembra essere l'unica esistente a Pisa, perché sono state fatte varie indagini cercando altri tumuli che non sono stati trovati né individuati. Marcello Cosci con la fotointerpretazione aveva individuato di là dalla strada un qualcosa di circolare, è la traccia di un galoppatoio di fine Ottocento, quindi non è una tomba come qualcuno dice. Queste tombe sono tombe, anche queste, di rango principesco, ma di impatto monumentale molto minore. Non solo, ma che siano tombe principesche ce lo dice, per esempio, questa tomba che noi abbiamo trovato non sul tumulo, ma è l'unica tomba che abbiamo trovato nello spazio tra la crepidine e le stelai, che è una tomba però che si spiega perché è lì. È una tomba al cui interno, all'epoca molto si favoleggiò di questa tomba, le analisi dei resti umani hanno indicato che si tratta di una ragazza massimo di 15 anni, la quale è l'unica tomba che ha dei beni ricchi, perché oltre alle ceneri è stato quello è il d'olio entro cui era l'incinerazione, c'erano le ceneri, c'era un aribalos del proto corinzio tardo che quindi ci consente di datarla intorno al 625-620, poi c'era una collana d'oro che sono quella serie di pendenti dove ovviamente la foto dà un'idea di come poteva essere, ma è totalmente arbitraria la ricomposizione della collana. Sono queste gocce a pigna che dalla fine dell'VIII per tutto il VII secolo diffuse nelle oreficerie. Ma oltre a queste c'era anche un anello di bronzo molto rovinato che lì per lì non si era capito cosa fosse. In realtà è questo aggeggio qui che vedete funzionale all'acconciatura delle ragazze. È la treccia che viene portata da queste giovani così legata con quest'anello di metallo fino alle caviglie, non oltre, ed è la treccia che viene tagliata, come anche nel rituale romano, al momento del matrimonio. Quindi quello che noi sappiamo è che questa ragazza di 15 anni in realtà non è una domina, non è una donna a tutti gli effetti, è una puella, morta prima di sposarsi, il che può spiegare perché ci sono gli ori dentro, quasi una compensazione per la dote non goduta.
e anche la posizione non sul tumulo ma eccentrica. Chiudo facendovi vedere una cosa. Ovviamente intorno a questa tomba si riuniscono poi, e sono tutti i monumenti che ci sono intorno, i membri della famiglia. Cioè qui seppelliscono questo oikos di Pisa, continua a seppellire fino al 450, diciamo, così. Anche quando non c'è la tomba, comunque c'è una segnatura della presenza, inserendo uno dei monumenti, questi, che sappiamo cosa sono. Cioè i cippi non è tanto il segnale che lì c'è una tomba, sono il nuovo aspetto del morto, come si presenta al mondo dei vivi. Questo è un discorso un po' lungo, che prendetelo per buono così, poi con le domande, se ci sono domande, ve lo spiego, ma ci sono delle iscrizioni che chiariscono che il cippo è il morto. Quindi cioè noi troviamo intorno a questo tumulo la presenza di tutta una serie di individui senza la tomba. Non è che sono tutti morti in mare, come uno potrebbe pensare. No, è che quello è il punto focale dell'oikos. Tanto che nella seconda metà del VI secolo, cioè quando ormai la comunità pisana è perfettamente strutturata come una polis, una città, si compie un'ulteriore trasformazione, anche ideologica. Si smonta quel gradino che serviva per salire sul tumulo e si crea una sorta di accesso monumentale. Questo nel restauro non è stato capito completamente, per cui una delle pietre è stata spostata, ma qui lo si vede in corso di scavo. In corrispondenza del gradino, che viene smontato come si era visto anche prima, vengono messe una serie di pietre a coppie, come a creare una sorta di vialetto d'accesso. Che non si tratti di una sistemazione banale o occasionale, lo dimostra il fatto che al centro, sotto il piano di calpestio, è stata trovata una grande buca dove ritualmente sono stati seppelliti quattro vasi straordinari, di cui uno solo restaurato e gli altri ancora in attesa di pazienza. Cioè una grande anfora attica, ridotta malissimo come vedete per la figurazione, ma con una figura puzzle di macchie nere si riconosce Eracle, con il suo coperchio. Un'anfora Tavino. Poi un cratere a colonnette, qui ve ne ho messo uno per farvi vedere com'è l'intero, ma così hanno rimontato una parte della figurazione centrale, c'è di nuovo Eracle con la Leontè e la clava. Poi un secondo cratere più piccolo, ridotto molto peggio, e poi come botta finale un grande cratere a volute, decorato solo sull'orlo con una scena delle partenze di guerriero e completamente verniciato, così, che è in qualche modo un altro deposito di fondazione per questo grande accesso, che dalla parte opposta del tumulo prevede invece due grosse pietre quadrangolari, come una sorta di altari, Così, su uno ci abbiamo trovato i resti di un uccello e di un cavallo, sull'altro c'era appoggiata sopra una chilix attica completamente verniciata, che è in qualche modo la trasformazione ideologica, e qui semplifico molto, in cui a un certo punto non solo la tomba del nonno era il polo ideologico della famiglia, ma a un certo momento, quando cioè la comunità è quella della città, con tutto quello che vuol dire la città, questa famiglia ha trasformato il nonno da semplice antenato in un eroe e gli si pratica un culto di tipo eroico, cioè è il fondatore della famiglia, che
ovviamente il tutto con un po' di cocci e poco più, ma credo che sia abbastanza sicuro questo serie di passaggi. Ovviamente anche qui ci sarebbe piaciuto trovare delle iscrizioni con i nomi della famiglia, le cose, nulla di tutto questo. I Pisani scrivevano poco. Grazie. È stata un po' più lunga, pregato qualche minuto. No, però. Bene, buonasera a tutti. Io sono Marco Valdés, sono coordinatore del progetto VIS. Grazie a tutti voi per essere qui e grazie al professor Stefano Bruni per il suo intervento, che ha colto appieno lo spirito di VIS. Infatti, appunto, ha fatto proprio un racconto sul suo percorso di archeologo e sulla Pisa etrusca, sul tumulo in particolare. Io, tra l'altro, dopo aver visto il titolo, mi sono così incuriosito, ho cercato su Google Maps e mi sono accorto che la tomba è a tipo 10 minuti a piedi da casa mia, quindi poi sono andato a cercarla. E allora sarò molto veloce perché così il programma è molto interessante ma anche denso. Come ha accennato prima il professore, adesso a seguito della conferenza potete adesso fare un paio di domande e poi c'è un'esposizione presso il laboratorio SAET appunto sui reperti archeologici dello scavo condotto in via Santa Pollonia, dove appunto sono stati ritrovati i reperti etruschi di grande interesse. E quindi appunto la mostra è aperta a tutti e verrà illustrata dai ricercatori del SAET, in particolare da Maria Adelaide Vaggioli e dal dottor Alessandro Corretti. E quindi appunto siete tutti invitati. La sede è il Palazzo della Canonica, che è qui nella piazza, praticamente è il palazzo che sta dietro l'edicola, e quindi resterà aperta adesso nella successiva ora, siete tutti ospiti e a seguito ci sarà anche un breve rinfresco. E adesso passo la parola a voi, il professor Stefano Bruni sarà con noi poi alla mostra, quindi potrete fargli domande, ma se avete un paio di domande adesso, prego. Sono, sì. La mia non è una domanda, è una sottolineatura. Come archeologo preistorico mi capitò nel 2000 di seguire una laureanda che studiava i resti, i cocci sempre soprattutto, di Isola di Coltano. Da quello studio, ormai lontano, venne fuori che lì esisteva un impianto probabilmente di produzione di sale marino e anche e soprattutto di trattamento di risorse marine, soprattutto ittiche, pensiamo. Questo mi serve per sottolineare un aspetto che insomma noi preistorici di solito a cui teniamo molto, e cioè la straordinaria continuità, la lunga durata nel tempo. Quell'insediamento, quell'impianto è stato datato dal 1500 al 1100 circa avanti Cristo. E noi sappiamo che il sale, con la nascita dei centri protourbani, diventa una risorsa assolutamente fondamentale. Questo in tutte le poleis, diciamo, etrusche e poi, diciamo, romane. Un'altra cosa che all'interno di questo argomento si può sottolineare è che forse era già nato anche il garum, o comunque uno dei prodotti, diciamo, più classici della tradizione gastronomica romana. Ecco, questo serve per dilatare così le prospettive culturali, archeologiche. C'è una continuazione nella ritualità, una continuità nella ritualità, come è stato sottolineato dal professore, ma anche nella utilizzazione delle risorse locali, delle economie, che sono state anche alla base appunto di molte poleis etrusche, specialmente quelle costiere, ovviamente. Grazie. No, io prima non l'ho detto, ma in realtà questo rituale del tumulo di Pisa e poi quello del funus immaginarium in realtà ha una lunghissima vita. Io ricordo, quando ho presentato questo,
questa scoperta a Londra, ho cominciato ricordando il funerale di Ercole II d'Este a Ferrara, che è una cosa che mi ricordo sconvolse un po' gli archeologi presenti, perché cominciai con il racconto del funerale di Ercole II, il quale, essendo morto con l'erede che era in Francia, perché la moglie era francese, si sono trovati nella necessità di aspettare un mese per fare il funerale ufficiale. E quindi in realtà hanno seppellito Ercole II alla Chetichella e poi hanno messo un fantoccio di Ercole II in trono in castello. Arrivato Alfonso a Ferrara, hanno fatto il funerale al fantoccio. E esattamente la stessa cosa di Pertinace, e così non solo, ma questo tipo di funerale in questo modo ha una lunga tradizione e con alcune varianti è lo stesso funerale che viene ancora oggi rituale applicato per i pontefici. Quindi, cioè, in realtà, se noi partiamo, abbiamo i pontefici, per esempio nel Settecento è utilizzato per i generali, per i governatori di Livorno. C'è la descrizione del Bourbon del Monte che anche lui, il funerale viene fatto a un fantoccio con tutto questo rituale. Poi lo abbiamo nel Rinascimento, in età medievale in Francia ed Inghilterra è normale questo tipo di cose. Pertinace così, ma l'origine è in Etruria, in età molto antica. Le cose di Coltano le ho imparate molto volentieri, grazie. No, il sale è importantissimo. Mio vecchio professore usava sempre ricordare la guerra tra Roma e Veio per le saline, quindi è un dato molto importante. Grazie. Ok, c'è tempo per un'altra domanda? No, allora ringraziamo di nuovo il professor Bruni.